Adesso andiamo a Udine per Udinese Cagliari con Sebastiano Franco. Una lotta per una posizione migliore nella terra di mezzo, si può definire così la sfida fra Udinese e Cagliari. La squadra di Rastelli a quota 38 punti, che ha conquistato 7 punti nelle ultime 4 gare in trasferta. Rispetto però al KO dell'andata, l'Udinese di oggi è più concreta, e non soltanto per i 40 punti in classifica. La sconfitta di Napoli ha interrotto una striscia di 5 risultati positivi per i friulani, ma in casa la formazione bianconera è a caccia della terza vittoria di fila. La sfida fra bomber dice che Borriello nella sua lunga carriera ha segnato 10 gol all'Udinese, mentre Terò ne ha realizzate 5 al Cagliari. Formazioni 4-3-3 per l'Udinese di Del Neri, con Carnezzi, Simporta, Widmer, Danilo, Angella e Felipe in difesa. I centrocampisti sono Badu, Alfredson e Janto, dietro alle punte De Paul, Zapata e Terò. Invece per il Cagliari, che si schiera con il 4-3-2-1, troviamo Rafael in porta, Isla, Salomon, Bruno Alves e Murru in difesa, Barella, Taxidis e De Jola a centrocampo, Joao Pedro, Sau dietro alla punta, Borriello. L'arbitro è Marini di Roma, gli assistenti Tasso e Lanotte, il quarto uomo Cariolato, gli addizionali Tagliavento e Pezzuto. Ci sono 13.000 spettatori allo stadio Friuli, il cielo è nuvoloso ma non piove. Linea allo studio. Decimo di questo primo tempo a Udine, Udinese Cagliari ferme sullo 0-0. La prima occasione importante per l'Udinese, sono state due occasioni: il primo tiro di Zapata in contropiede fermato da Rafael, attento sul suo palo. Attenzione, ora c'è Borriello in contropiede, il controllo e la rete, ma c'è il fuorigioco. Fuorigioco fischiato a Borriello, era andato in gol il Cagliari, ma è stato fermato tutto dall'arbitro Marini di Roma su segnalazione del suo assistente per il fuorigioco di Borriello. Fuorigioco davvero millimetrico dell'attaccante del Cagliari. Allora dicevamo dell'occasione dell'Udinese con il tiro di Zapata fermato da Rafael, e poi sulla ribattuta ancora De Paul a tirare raso terra, però abbastanza centrale, con Rafael molto attento a fermare a terra questa conclusione dell'Udinese, che ora riparte con una punizione dalla propria area per il fuorigioco fischiato all'attaccante del Cagliari. 11° di gioco, Udinese 0 Cagliari 0. Linea allo studio. Tiro alto ma centrale. Attenzione, ci sarà un rigore in favore dell'Udinese, fallo di Barella in aria su Widmer, a tra poco per la battuta. Il braccio sinistro, scusami, Fortuna, è riuscito a deviare il pallone. Scusami Fortuna, è tutto pronto per la battuta del calcio di rigore dell'Udinese. C'è Terò sul dischetto pronto a battere, siamo al 31esimo, la rincorsa di Terò, vediamo il giocatore francese, il tiro e la parata di Rafael con Alfredson, che sulla ribattuta calcia altissimo. Rimane invariato il punteggio, Udinese Cagliari 0-0, parato da Rafael, il rigore battuto da Terò. A te. Su Bigliapoli interviene Udine, il 25esimo, il vantaggio dell'Udinese con un grandissimo gol di Stipe Perizza. Udinese 1 Cagliari 0, a te. Evidentemente il raddoppio dell'Udinese, 28esimo, il gol di Angella. Udinese 2 Cagliari 0, a te. A Udine siamo al 29esimo, l'Udinese in vantaggio sul Cagliari per 2-0, risultato che è cambiato in due minuti. Il primo gol di Stipe Perizza al 25esimo, con il pallone c'è stato un contrasto fra Kums e Barella ai 25 metri, il pallone è arrivato a Stipe Perizza, che se l'è portato avanti e di destro a giro ha battuto Rafael. Due minuti dopo la rete ancora dell'Udinese di Angella. Attenzione, c'è un contropiede da parte dell'Udinese con Stipe Perizza che cerca l'angolino, il palo di Stipe Perizza, e poi sulla ribattuta De Paul che calcia altissimo. Ancora una grandissima occasione per l'Udinese, davvero scatenata in questo finale di ripresa. Siamo alla mezz'ora, Udinese che è passata anche con Angella sul corner battuto da De Paul. La difesa del Cagliari non ha rinviato, Angella si è trovato il pallone nell'area piccola, pochi passi dalla porta di Rafael, e ha battuto per il primo gol di Gabriele Angella in questo campionato. Udinese 2 Cagliari 0, siamo al 30esimo. Con l'Empoli, quando siamo arrivati al 36esimo, naturalmente ha accorciato le distanze il Cagliari con il colpo di testa, il gol di Borriello, e quindi al 41esimo Udinese 2 Cagliari 1, a te. 44esimo, Cagliari che ci crede, Udinese in vantaggio sulla formazione sarda per 2-1, Cagliari che però ha accorciato le distanze con Borriello, il colpo di testa sulle cross di Isla, e poi è andato vicinissimo al pareggio con Farias, che si è trovato a tu per tu con Carnezis, decentrato sul vertice destro dell'area piccola. Carnezis è stato bravo a chiudere lo specchio della porta e a bloccare il tiro di Farias. Ancora lo stesso Farias sulla destra, fermato però da Felipe che recupera il pallone.
Udinese ora un po' con un po' di paura nelle gambe, non riesce a ripartire. Allora il Cagliari che si propone ancora una volta in avanti con Taxidis, pallone che va all'indietro per Bruno Alves, avanza il difensore centrale della formazione cagliaritana, la battuta a destra dove c'è Isla che controlla di testa il pallone, non lo fa uscire, e allora però Udinese che riparte con Steve Perizza. 45esimo di gioco, Udinese 2 Cagliari 1, studio. Siamo nel secondo, attenzione, nel secondo minuto dei tre di recupero concessi dall'arbitro, in questo momento proprio sulla linea il salvataggio da parte dell'Udinese del tiro del Cagliari, Udinese in vantaggio sul Cagliari per 2-1, linea Roma. Calcio d'angolo, siamo arrivati. È finita Udine, l'Udinese ha battuto il Cagliari per 2-1. Fattore campo rispettato invece a Udine, Udinese che batte il Cagliari, Sebastiano Franco. Ed è la terza vittoria di fila in casa per l'Udinese che appunto batte il Cagliari. Nel primo tempo i friulani sprecano l'occasione del vantaggio fallendo con Terò, un rigore parato da Rafael. Nella ripresa prima della mezz'ora le reti che decidono la gara di Perizza e poi di Angella, ma Borriello non smette di trascinare il Cagliari, arriva la rete che accorcia le distanze e nel finale brivido friulano con il salvataggio di Danilo sulla linea sul tiro di Salomon. Udinese che batte Cagliari 2-1 grazie alla collaborazione tecnica di Daniela Postu. A te.